Di certo, nel titolo Scienza e Democrazia c'è solamente la congiunzione E. È quanto ha osservato Pino Donghi, professore dell'Università La Sapienza, nell'introdurre la ricercatrice e senatrice a vita Elena Cattaneo. L'intero dialogo tra la scienziata, direttrice del Centro di Ricerche sulle Staminali dell'Università di Milano e il folto pubblico di Palazzo Gotico ha messo in evidenza proprio questo. Se da una parte l'incertezza della scienza è un fatto assodato, dall'altro il rapporto con la democrazia è falsato dall'ultima parola della politica, spesso disinformata e senza competenze specifiche. Sul metodo Stamina, ha dichiarato la senatrice, il Paese ha sbagliato. Il metodo Stamina è un'invenzione, cioè, nel senso che è frutto di fantasia e non ha niente a che fare con la scienza e la medicina, quindi non c'è proprio niente da dire. C'è stato un cortocircuito politico, mediatico, insomma, ci sono le indagini in corso. Insomma, non ha niente a che fare con la scienza e la medicina, purtroppo, per quelle famiglie che insomma hanno voluto, anche per motivi comprensibili, ma insomma la scienza e la medicina devono dire la verità, quella che sappiamo oggi, e la verità oggi è che per quelle malattie oggi non c'è cura, noi non possiamo non dirlo, ma contemporaneamente noi dobbiamo dire che per quelle stesse malattie c'è tanta ricerca che sta andando avanti e nessuno si ferma. E questo è quello che può garantire la ricerca, l'assiduità di continuare a ricercare. È un po' lo stesso argomento, no? Stamina, OGM, bisogna ricorrere ai fatti, bisogna guardare i fatti che abbiamo oggi, no? E certo che la politica ha l'ultima parola, però insomma deve essere una parola informata che valuti i rischi e i benefici.